back in ETV. Bentornati a Balconi TV Milano, è iniziata la primavera anche sul nostro balcone e la inauguriamo con Biro. Benvenuto. Grazie. Come va? Tutto bene. Direttamente da Varese, giusto? Esatto. Cosa ci hai portato oggi? Cosa ci fai sentire? Come nei film, che è una canzone estratta dal mio primo EP Incipit. E beh, è un po' la canzone che è un po' più adatta a questa giornata di tutte quelle estratte, cioè che ci sono nel disco. Quindi beh, speriamo vi piaccia. Perfetto, ne parliamo dopo, grazie. Bella come il fumo dei film, quando fuma James Dean. Bella come la notte, posso offrirti da bere. Sai, ti ho vista ballare, è chiaro non voglio fare nulla di male. Io tra queste luci ci ho visto di tutto. Beh, per come ti muovi ho subito l'impatto. Tu hai lo sguardo innocente di chi viene, vede, uccide poi va. Quanto vorrei scivolarti nei jeans, poi chiamarti nei bagni come fanno nei film. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Come in California su una Shelby GT, guidare in autostrada fino al primo drive-in. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Come Grace Kelly in questi tempi moderni, tra le luci pulsanti. Senti, non è che potremmo uscire fuori un secondo, fare due passi fino alla fine del mondo, sul viale del tramonto fino all'ultimo respiro, con un nodo alla gola. Goodbye amore mio, andremo via col vento di galassie lontane. Dimmi tu se un'offerta che si può rifiutare. E non sai quanto vorrei scivolarti nei jeans, poi chiamarti nei bagni come fanno nei film. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Come in California su una Shelby GT, guidare in autostrada fino al primo drive-in. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Questo è un sogno, domani al mio risveglio vorrei trovarti accanto come succede nei film. E poi non sai quanto vorrei scivolarti nei jeans, poi chiamarti nei bagni come fanno nei film. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Come in California su una Shelby GT, guidare in autostrada fino al primo drive-in. Innamorarci e non lasciarci mai come fanno nei film, proprio come nei film. Biro per Balconi TV Milano. Allora, quindi questa era una canzone che mi hai detto tu, la più indicata a questa giornata perché è primaverile. Beh, è un po' la più solare. Ok, mentre le altre? Beh, le altre tendono un po' a essere, non so come dire, troppo riflessive anche per quelli che sono un po' i suoni della canzone. Sono un po' più cupe, diciamo. Mentre questa è un po' la più solare, un po' la più spensierata. Quindi si adatta di più al clima. Perfetto, quindi tra i 5 brani di Incipit troviamo appunto anche questa. Incipit è uscito il 31 marzo. Esatto. È stato in 7 giorni, per 7 giorni in free download, giusto? Esatto. Cosa ci puoi raccontare di questo primo lavoro? Beh, è stato molto bello a lavorarci, soprattutto perché
rispetto a quello che ho fatto precedentemente, è il primo lavoro in italiano, quindi è stato cioè ho sempre scritto in inglese per i fatti miei. Questo invece è un lavoro in italiano, ha messo, non so, è stata una bella sfida sia per me che un po' per quelli che sono, per quella che è l'idea sonora del disco, anche riuscire a realizzarlo in modo soddisfacente. Quindi poi io ne sono molto soddisfatto, cioè un bel disco secondo me, e che suona, sono soddisfatto diciamo in ogni sua parte. Perfetto, ascolta, cosa cambia con l'italiano? E diciamo che con l'inglese ti puoi permettere di dire un po' quello che vuoi perché la gente non capisce, esatto, cioè, tendenzialmente. O comunque è anche difficile anche per chi capisce seguire il testo con musica e tutto il resto. In italiano bisogna essere un po' più scaltri, cioè anche attenti a quello che si dice, non cadere nel banale. Proprio attenti nella scelta delle parole. Delle parole, esatto. È un po', cioè, cantare in italiano vuol dire comunque, non so, banalmente comunicare con chi ti ascolta, e quindi diventa, cioè, c'è un po' più di riflessione, diciamo, mentre in inglese si possono usare delle frasi, diciamo, abbastanza comuni, sì, sempre. Sì, sì, sì. In italiano bisogna stare più attenti. Per quanto riguarda il genere, tu come nasci? Come cantautore? Beh, io ho cominciato a suonare comunque con la chitarra. Ok, quindi sei arrivato all'elettronica, sì, più, esatto, avanti. Sì, è stata una cosa molto graduale, e anche a un certo punto improvvisa, perché è arrivata di botto, e poi ho cominciato ad ascoltare tonnellate di elettronica. Mm-hmm. Quindi poi per me è stato anche bello appunto mischiare le due cose, cioè avere comunque in camera una chitarra acustica, ma anche una PC, ti crea, cioè è stato bello cercare di convogliare insieme le due cose. Da una parte i sabati sera in discoteca e dall'altra parte invece delle canzoni che diciamo più alla portata di tutti. Immagino ti permetta di sperimentare anche cose un po' più particolari questo mix. Giusto? Sì, sì, beh, assolutamente. Poi cioè, il bello della musica elettronica è che c'è molta, molta più libertà, mm-hmm. Cioè, si può sperimentare molto di più, in generale è forse un genere più democratico, okay. Per cui è già un genere che di per sé tende alla sperimentazione, quindi sì, indubbiamente. Va bene, allora, per fare in modo che anche chi guarda Balconi TV possa ascoltare Incipit, dove possiamo trovarlo? Beh, su YouTube, okay. SoundCloud e Spotify. Perfetto, ricordiamo, uscito il 31 marzo per RC Waves. Esattamente. Va bene, ragazzi, grazie mille per essere stati qua con noi. Grazie a voi. Quindi un saluto da Balconi TV Milano. Balconi TV.